area, lui in area di rigore sulla sinistra, il cross, un batti e ribatti, Milik, gol, 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 Arkadiusz Milik, sempre lui, va a realizzare ancora un gol, il 17° stagionale, un gol che regala tranquillità al Napoli. Salisburgo 0, Napoli 1. Riceve il tocco per Allan che può guardare, no, in avanti, sbaglia Allan, regala il pallone agli avversari, da Burra è solo in aria, il tiro, il gol. Che cosa ha fatto Allan? Palla regalata al Salisburgo e pareggio quindi della squadra di casa, non poteva sbagliare. Qui Ulmer può crossare, attenzione, il cross e il gol di Gudbrandsen. Segna Gudbrandsen che si è lanciato e ha trovato l'angolo giusto, palo interno e gol. Di recupero, il primo sta per scivolare via. Napoli ha stretto i denti. Vediamo ora Ulmer con questo calcio di punizione, la palla che staziona lì, ancora il tiro e il gol. Il gol del numero 24. Segna Leggeb, 3-1. Lui. E la palla finisce a Diawara e qui finisce questo incontro, 3-1 per il Salisburgo, che ha dato tutto quello che poteva dare e ha giocato benissimo soprattutto nel secondo tempo. Milik ha portato in vantaggio il Napoli, da Burra ha pareggiato al 24esimo, al 65esimo Gudbrandsen ha portato in vantaggio i padroni di casa, al 91esimo Leggeb ha fissato, quindi il risultato sul 3-1, una sconfitta che qualifica comunque il Napoli. Napoli che aveva vinto all'andata per 3-0. La Juventus è ai quarti di finale della Coppa dei Campioni, un'impresa memorabile degli uomini di Massimiliano Allegri, che avevano perso all'andata per 2-0, ma che adesso, grazie al loro fuoriclasse assoluto, grazie a Cristiano Ronaldo, autore di una ripetta, ribaltano la situazione e continuano il loro cammino nella Coppa dei Campioni, nel trofeo più importante, nella competizione più importante, quella che tutti vogliono vincere, quella coppa che tutti vogliono alzare. La Juventus ha ancora la possibilità di farlo, anche dopo una sconfitta 2-0, anche contro una squadra a dir poco ostica come l'Atletico di Madrid. Questa sera l'Allianz Stadium ha detto che i bianconeri sono ancora in campo fino alla fine. 3-0 per la Juve sull'Atletico Madrid.